io cerco di sbirciare per sapere in anteprima quelli che invece sono i riscontri per il 2014 della bilancia. E tra un break e l'altro diciamo anche il segno della bilancia. I nati sotto il segno della bilancia ricercano l'equilibrio al di sopra di ogni cosa, sono molto pratici e disinvolti e senza pregiudizi. Le donne del segno prediligono l'eleganza e la raffinatezza e ammirano l'uomo virile. Ecco, e leggo anche il lusso, piace anche il lusso. Bilancia, calmi calmi con questo lusso. Lusso e comodità. Quindi sono proprio... Sono tremendi. Il partner ideale... Il partner ideale è l'acquario o il gemelli. Personaggi noti sono Berlusconi, Totti, Gino Paoli, Jovanotti e Renato Zero. Non a caso lusso Berlusconi, cioè non voglio dire nulla. Tutta. Allora, andiamo all'oroscopo del 2014. Per gli amici della bilancia, il 2014 inizierà in maniera un po' preoccupata. Le cose miglioreranno nel corso dell'anno a partire da luglio. Quindi un periodo travagliato, ricco di prove impegnative, in cui i nati sotto questo segno dovranno sfoderare la loro rinomata capacità diplomatica. Quindi non bisogna arrabbiarsi con nessuno, bisogna andare per la propria strada. Non vorrei dire, ma ci azzecca proprio con Berlusconi. Comunque andiamo ancora avanti. Se avrete coraggio, tuttavia, il successo non mancherà. Quindi mi raccomando, aspettate con calma e con pazienza il periodo estivo, quindi di luglio. Capito, Silvio? Devi stare tranquillo, calma. Keep calm, perché dopo questo periodo, diciamo che... Travagliato, arriverà anche per te un risultato notevole, degno di rilievo, come i tanti che ha avuto, insomma, in passato. Però l'Eros, vogliamo dire anche l'Eros, lei... come dire, sorvola sempre l'Eros perché non so, non ti vuoi spingere oltre? No, vabbè, possiamo dirlo, diciamo. Non c'è problema. Sentiamo un po'. Allora, l'uomo la bilancia è attratto da donne indipendenti, colte, raffinate ed eleganti. Le donne bilancia conoscono benissimo l'arte del farsi belle e della seduzione e vogliono essere sedotte con l'arte della parola. E l'uomo non c'è scritto però? E l'uomo non c'è, no. Non è approfondito sull'uomo, no. Forse perché la donna. Lei pensa solo alle donne perché è una donna sposata, possiamo dire? Sì, diciamo, possiamo dirlo. Salutiamo il tuo fidanzato, il tuo marito. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca, è del segno? Del Sagittario. Ah, allora c'è ancora. Sta benissimo con il Capricorno, l'ho letto qui, non ecco. Sto dicendo cavolate. Ecco, quindi un matrimonio perfetto, che durerà una vita. Per sempre. Non facciamo dichiarazioni, andiamo avanti. Ecco, andiamo, sta avanti. Diventando proprio tipo un strano amore. Scorpione. Dopo la bilancia abbiamo il segno dello scorpione. Insomma, tu che parli. Io tu di che segno? Ariete, già l'abbiamo detto. È il tuo fidanzato? È Sagittario, come perfetto, il tuo. Come... Ma non è il tuo, è un altro, stai tranquillo. Quindi ognuno di noi ha due persone differenti. Prima ci siamo tranquille. Okay. Andiamo avanti con lo scorpione. I nati sotto il segno dello scorpione sono pieni di risorse ed hanno un forte magnetismo fisico. Sono spesso autoritari e possiedono la capacità di scoprire il punto debole degli altri. Lo scorpione so che è un segno molto sensuale, un segno passionale, un segno veramente, forse è il segno dell'Eros per eccellenza, insomma. Lo so, per certo, non è che lo so per certo, voglio dire, perché già lo so, punto. Lo so. Vediamo i partner, Primi partner, Leone e Cancro. Personaggi? I personaggi abbiamo Roberto Benigni, Maradona, Ramazzotti, Biagio Antonacci, Alessia Marcuzzi, Carlo Verdone e la Letizzetto. L'oroscopo del 2014? Non volevi sapere l'Eros? Dopo. Ok, dolcis in fundo. Ok. Tutto quello che farete tra gennaio ed aprile sarà baciato dalla fortuna. Il mese di aprile sarà il mese delle grandi prove e molto significativo per l'amore, come dicevi tu appunto. Dal punto di vista invece lavorativo, gli scorpioni dovranno mettercela proprio tutta per completare i progetti importanti entro giugno, perché poi per la seconda parte del 2014 si rivelerà più tranquilla. Ecco, è l'Eros, qui ti voglio. Andiamo. Mi raccomando, leggilo tutto. Grazie ad un magnifico benessere fisico che giungerà con l'arrivo dell'anno 2014, anche l'Eros sarà appagante. Lo scorpione rappresenta il segno zodiacale per eccellenza del sesso. L'avevo detto, tu non ti fidi. E infatti hai ragione, vivrà momenti erotici idilliaci.